Allora, benvenuti a tutti alla presentazione del libro di Gemini Seta alla Conchiglia d'Argento. Mi preme ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale e il Comune di Cuscaldo nella presenza del sindaco. Sarà una presentazione molto interessante perché il libro del quale andremo a parlare è un libro storico, scritto da una persona che comunque di storia se ne è sempre interessato, Gianni De Seta, non solo a livello di politica e quindi è una persona molto navigata, ma proprio a livello di storia locale. Ci spiegherà poi lui più in là perché la Conchiglia d'Argento e soprattutto perché l'ambientazione proprio nel periodo delle rivolte di Napoli e i collegamenti che ci sono. Adesso voglio passare la parola proprio al sindaco per i saluti istituzionali e poi passiamo alla presentazione vera e propria. Quindi grazie a tutti, passare la parola al sindaco. Buonasera a tutti, io sono felice e per molti versi onorato di essere qui per la presentazione del secondo libro di questa trilogia a cui ha dato vita il nostro ex primo cittadino Gianni De Seta. Quindi per un sindaco in carica è doveroso essere presente e ripeto, è un onore anche avere la possibilità di essere presente alla presentazione di una fatica letteraria di chi ha avuto questo onore, cioè quello di rappresentare la comunità prima di me. Nell'ultimo periodo sto presenziando a tantissime presentazioni di libri, quindi c'è un fermento culturale sia all'interno del Comune di Cuscaldo che all'esterno, nel senso che tantissimi scrittori che non sono cuscaldesi però stanno scegliendo Cuscaldo come luogo in cui presentare i propri libri. Chiaramente questo non può che ricoprirci come amministrazione comunale di orgoglio. Vedo che c'è l'assessore Scarlato che saluto, doveva essere presente l'assessore Santoro, l'assessore alla cultura, per gravi ragioni familiari purtroppo non può presenziare stasera, ma ci tiene, mi faccio portavoce del suo saluto caloroso. E, ripeto, quando si parla di Gianni De Seta si corre veramente il rischio di scadere nella retorica in positivo, perché chi fa politica non può che prendere in considerazione Gianni De Seta come un esempio, come un modello da seguire, perché non si ricopre a caso la carica di primo cittadino con due sistemi elettorali diversi, tra parentesi, quando c'era il proporzionale, quando i sindaci venivano eletti all'interno del Consiglio Comunale, e Gianni ha avuto l'onore anche di essere eletto primo cittadino mediante elezione diretta. Quindi vuol dire che era bravissimo a muoversi non solo istituzionalmente, diciamo così, nei luoghi deputati, ma anche per quanto riguarda quello che è il rapporto con l'elettorato. Anche se io continuo ad avere una mia opinione, secondo me tutti noi cuscaldesi dovremmo essere bonariamente arrabbiati con te, perché secondo me ti sei accontentato, tra virgolette, dell'ambito locale, perché secondo me avresti potuto ambire a ben altri palcoscenici, diciamo così. Vedendo anche, io spesso ascolto, vedo il question time della Camera, alcune volte veramente rabbrividisco, vedendo che ci sono persone che siedono in Parlamento che non riescono a elaborare una frase di senso compiuto. E francamente, ripeto, giusto per usare un eufemismo, Gianni di certo non avrebbe sfigurato su quei banchi. Rimango della mia opinione. Però, ripeto, c'è questo secondo libro della trilogia, il primo ho avuto modo di leggerlo, stupendo, non ho finito di leggere questo, ti dico la verità, però mi sta appassionando e per mancanza proprio di tempo materiale che fino ad ora non ho potuto ultimare la lettura. Solita dovizia di particolari, la solita analisi, ricerca storica, minuziosa, e poi c'è sempre questo richiamo alla realtà fuscaldese. Si capisce che da persona follemente innamorata del tuo comune, quale se state sei, non potevi che riprendere anche la realtà fuscaldese anche nelle tue fatiche letterarie. Io chiaramente non entro in merito perché lascio che a parlare del libro sia l'autore, però ripeto, io vi invito anche a leggere questo libro, perché la cultura è alla base
di ogni ragionamento di vita, la cultura è fondamentale per quanto riguarda l'agire di ogni società e Gianni De Seta, affuscato, lo possiamo dire gridando, non equivale solo a pagine di buona politica, ma equivale anche a letteratura ad altissimi livelli. Il sindaco di Pescaldo Giacomo Midea, l'avvocato Giacomo Midea, e adesso mi preme proprio presentare invece un'altra persona molto importante, che è la professoressa Angela De Carlo, che è dirigente scolastico ad Amaltea. Tra l'altro ho letto nel curriculum che è stata all'Istituto Fiorentino di Lamezia Terme, di Nicastro Lamezia Terme. Io sono di origine da Latina e quindi ancora di più sono contenta di averla a questo tavolo questa sera. Inoltre, tra le tematiche che lei tratta e che ha trattato, ci sono anche tematiche sociali, tra le quali il cyberbullismo, la lotta alle dipendenze, alle dipendenze, dalla tossicodipendenza, alcolismo, eccetera, eccetera. Quindi è la persona più indicata, secondo me, per trattare anche un tema, che è un tema storico. La cultura nasce proprio dalla scuola, quindi se non se ne parla proprio a scuola di storia locale, perché quella storia locale andrebbe, a parer mio, insegnata proprio nelle scuole. Magari chissà che proprio nelle scuole di Fuscaldo sarebbe bello leggere un libro come quello di Gianni De Seta proprio nelle scuole e far conoscere una visione sicuramente romanzata, ma una visione storica, perché poi è ambientato comunque in un contesto storico reale. Quindi la scuola è importante. Io ci tengo proprio che sia lei questa sera a parlare di questo libro, ma soprattutto dell'importanza della scuola nella storia, ma anche nella cultura stessa, che i libri ancora oggi riescono a tramandare, come diceva il sindaco, la cultura locale fuscaldese, che comunque viene a riemergere grazie anche a personaggi proprio come Gianni De Seta, che inorgogliscono non soltanto Fuscaldo e la provincia di Potenza, ma anche la Calabria. Quindi le passo la parola a voi stessi. Grazie, buonasera a tutti. Mi scuso sin d'ora qualora io non riesca a rispettare le vostre aspettative, perché ci tengo a dire che non sono una critica letteraria, ho studi filosofici e una specificità nella leggere al di là della trama. Io non posso che ringraziare il comune di Fuscaldo per avermi accolto, così per come l'editore per aver accettato che io possa poter diventare la trasmettitrice del messaggio in virtù del quale voi possiate in una qualche misura considerare valido il lavoro, l'opera e l'impegno che Gianni De Seta ha manifestato e rappresentato con questo scritto. Ma naturalmente voi tutti quanti, più di me, lo conoscete meglio di me, in quanto io nel salutarlo e nel ringraziarlo tengo a specificare che, pur conoscendolo probabilmente da sempre, perché è un nome che viaggia nel nostro territorio cosentino da anni, e quindi sapevo che ci fosse una personalità di così tanta autorevolezza e di così tanto prestigio nel vostro territorio, non fosse altro perché, vi dirò, ci sono degli elementi che mi legano a lui. Conosco benissimo sua sorella per essere la vedova di un mio docente al quale ero particolarmente legata. Conosco benissimo sua moglie in quanto zia di una mia carissima amica, oltre che cugina acquisita in quanto fa sposato un mio cugino. Però io ho avuto modo di conoscere personalmente, per la prima volta nella mia vita, sentendolo parlare e vedendolo, Gianni De Seta quest'estate in occasione di una presentazione di un suo libro accaduta a fine febbraio per il tramite della collega Anna Maria De Luca, che mi ha chiesto di portare le sue personali scuse a Gianni, innanzitutto, che già si è sentito, e a voi tutti per non essere più presente, pur essendo in locandina, in quanto impossibilitata a partecipare stasera. Sentite? Quindi conosco Gianni De Seta quest'estate, conosco ascoltando da parte di altri la visione che altri avevano del suo contributo che in quel momento viene presentato. Per sua esclusiva volontà
si è affascinato alle poche idee che nell'ascoltare tutti quanti coloro i quali erano intervenuti, avevano già letto il libro, mi sono venute e da fare come considerazione personale. La considerazione personale che feci in quell'occasione era di rilevare come quest'uomo fosse fortemente legato alla sua terra, non solo ed esclusivamente al suo costanto, quanto piuttosto alle radici che caratterizzano la nostra identità, perché in quell'occasione si parlava di guardia piemontese e mi colpì l'espressione di un relatore che affermò che c'era quasi quasi un tentativo tra le pagine che Gianni aveva scritto di rappresentare il desiderio di andare oltre gli eventi e di stringere un sodalizio tra due comunità che per lungo tempo erano state lacerate e scisse da alcune circostanze storiche che le avevano messe in contrasto. Orbene, sentiti dire quello che adesso vi ho riferito e sembrò piacere particolarmente a Gianni De Seta, che mi ha voluto qui stasera affinché io potessi cogliere, e qui attingo dalla mia formazione, il filo della storia, potessi cogliere ciò che dichiaratamente viene considerato quell'elemento provvidenzialistico che al di là delle epoche storiche si ripresenta nella misura in cui c'è un'aspirazione, un desiderio alla conquista della pace, ma una pace che inevitabilmente qualcuno diceva, professoressa di Italia, pace con l'arma non voglia far guerra, e frutto è risultato di guerre e di lacerazioni che non sono solo ed esclusivamente le guerre e le lacerazioni sociali che noi raccontiamo negli avvenimenti che purtroppo la storia ci consegna, la storia di tutti i tempi, ma sono anche le guerre e le lacerazioni individuali che spesso pongono dei soggetti, degli individui, dei singoli che aspirano all'università e all'universalità a dover effettuare delle scelte. Ora, nelle pagine che ho scorso, vi dirò poi quanto mi abbia incuriosito il titolo e come io abbia intuito che due sono i veri grandi protagonisti. I veri grandi protagonisti di questo romanzo sono proprio la conchiglia d'argento, intendendola come ciò che il termine stesso ci suggerisce, come la possibilità di aprire, di dischiudersi ad una nuova vita, così come la possibilità che nella sua chiusura conservi lo scrigno prezioso di quegli avvenimenti in virtù dei quali le nuove generazioni, e mi ricollego alla sua richiesta, possano far tesoro che quanto accaduto implicitamente ne deve presupporre il superamento. Questa è la mia lettura del titolo del libro. Altro elemento caratterizzante, vi dicevo l'inquietudine della scelta, vi dicevo la possibilità di poter porsi, così come avvenne nel nostro famoso 43, in prosecuzione di una scia storica o di aprirsi a nuovi orizzonti. Non a caso, secondo me, Gianni De Seta sceglie i fatti e gli avvenimenti di quello che storiograficamente viene definito il Masaniello, viene definito un protagonista della gente comune che nella sua apparente semplicità tenta di raggiungere un obiettivo che probabilmente è irraggiungibile. Non a caso, secondo me, Gianni De Seta sceglie quel periodo storico, perché anche nell'immaginario collettivo e comune, quando noi diciamo è stato un 48, è un evento rivoluzionario di proporzioni tali che rappresentano una svolta. Non a caso, secondo me, Gianni De Seta sceglie quella data, perché è conclusiva delle guerre di religione e si ricollega a quella famosa porta del sacco.
di cui abbiamo sentito parlare in quel di Fiume Freddo, conclusiva con la pace di Westfalia di un'epoca e apre questo secolo, secolo storiograficamente definito di contraddizioni, alla rivoluzione vera e propria, la rivoluzione scientifica, la rivoluzione metodologica, la rivoluzione in virtù della quale la logica non può più basarsi solo ed esclusivamente sulla tradizione, ma inevitabilmente deve presupporre l'innovazione, tant'è che nella mia scuola quest'anno abbiamo coniato uno slogan che solo apparentemente può sembrare falsato, può sembrare opposto, ma in realtà secondo me, secondo noi, io qui con me ingegnere socievole, PD5 Roma di Amantea, molto vicino alla comunità amanteana, secondo noi invece l'essenza della possibilità di riconoscere il valore degli novità, innovazione della tradizione, è una tradizione che va innovata. Dicevo, non a caso lo fa. Lo fa perché mi verrebbe in mente Senofonte, mi verrebbero in mente quei pezzenti del mare, quegli ateniesi in virtù dei quali Pericle, per il tramite di Tucidide, ci ha potuto consegnare quel dialogo che avvia le pagine della democrazia nella storia. Noi ad Atene facciamo così. Noi nel regno di Napoli facciamo così, e quel noi è un grande tributo alla nostra comunità territoriale, perché io ho ritrovato in una pagina, in un'unica pagina, il nostro Tirreno cosentino per me, e quei pezzenti del mare sono qui invece la compagnia del Lercio e la compagnia di quel sempre verde, di quell'albero sempre verde, in virtù del quale, quando si ritorna ai propri paesi di origine, si può rappresentare la volontà di dire che si è stati protagonisti di un evento che comunque ha innovato la storia, ha comunque avviato una nuova linearità di un nuovo progresso che contiene in sé già di per sé le sue laceranti contraddizioni. E arrivo al secondo protagonista. Il primo è l'alfa e l'omega, l'apertura e la chiusura di una speranza e di un desiderio. Il secondo protagonista è insito nel romanzo storico in quanto tale, è la verosimiglianza. Il verosimile, sempre di chiara memoria, la mia appartenenza filosofica, ci tengo a dirlo, è napoletana. Io sono stata allieva di Agnello Montano, che era presidente della Società degli Studi Filosofici Vicchiani, ed è qui il presidente PDG Socievole che lo ha voluto come suo segretario nel suo anno di governatorato a Rotary, e recentemente mi ha regalato un libro in cui sono racchiusi tutti i contributi del mio maestro Agnello Montano fatti per il Rotary. Ho poco tempo per leggere, peraltro sono stata mortificata dalla vista e non riesco e gli impegni non mi portano a dover fare delle scelte di campo. Nello scorrere quel libro che mi ha regalato il PDG Socievole, ho trovato un contributo del mio maestro che non mi sono voluta negare, l'ho voluto leggere. Desiderio tra pace e guerra. Sapete qual è la frase che mi ha colpito? Da storicista vicchiano cita esplicitamente Kant, un universalista, e lo cita nella misura in cui afferma che per Kant la pace può essere solo ed esclusivamente se è perpetua, vale a dire l'assenza della vita. Nella vita non ci può essere pace.
nella vita c'è l'inquietudine della scelta, nella vita c'è la necessità di dover fare delle scelte di campo, nella vita c'è il desiderio di superamento di ogni possibile contraddizione che in sé è in luce e racchiude una successiva contraddizione. Ed ecco la seconda protagonista, la verosimiglianza. In quei protagonisti, in quelle storie d'amore, in quel giovane masaniello, in quel masaniello ferito nei suoi desideri, in quella conchiglia che si apre e sembra offrire un'opportunità che poi implicitamente contiene il tradimento, implicitamente contiene l'impossibilità di poter dominare gli eventi che ci sovrastano, i tumulti. Gianni De Seta ci fa vivere quasi come dei fotogrammi contemporaneamente non solo il tumulto fisico, materiale, reale del campo, ma ci fa vivere il tumulto che sia la gente comune sente. Quindi il fanciullino che crede ancora in un'età degli eroi, sia l'eroe stesso che con la ragione tenta di sovrastare gli eventi, inevitabilmente deve poter subire dalle contraddizioni della vita. Io questo sono riuscita a leggere, me ne scuso. Grazie. Grazie alla professoressa De Carlo per la sua testimonianza, ma proprio per una vera e propria analisi del libro basata non solo esclusivamente sulla lettura, ma proprio sulla sua storia di persona che effettivamente ama il lavoro che fa e lo riesce a riportare con parole semplici a chi la ascolta. Adesso invece devo passare la parola ovviamente all'editore, perché i libri nascono dalle officine in questo caso, quindi mi sembra giusto passare la parola a Marco Marchese, che è editore appunto dell'Officina Editore di D'Anacleto, dove è stampato appunto il libro La Conchiglia d'Argento. Grazie Riccardo. Prima di lasciarvi al dialogo con il quale naturalmente entreremo più nel dettaglio, no? Proprio del libro, dell'opera, al dialogo che fra poco terranno appunto Riccardo e l'autore Gianni De Seta, io nel mezzo voglio introdurre alcuni elementi di editoria, ma non naturalmente di tecnica, e avevo piacere di parlarvi un po' di cultura in generale, di editoria, del valore della lettura, di che cosa significa e dell'importanza anche della lettura stessa, perché vedete, noi ci troviamo in una regione che da questo punto di vista ha sicuramente delle criticità, no? Faccio un attimo un passo indietro, con Gianni prima di tutto, e ringraziando naturalmente Giacomo Idea e l'amministrazione di Fuscaldo per l'ospitalità in questa splendida struttura, con Gianni ci siamo, diciamo, abbiamo rinnovato una nostra amicizia che è antica. Io portavo i pantaloni corti quando vedevo Gianni da ottimo e insuperato oratore, soprattutto durante i comizi, che infiammava e appassionava un'intera città, che era Fuscaldo. Ci ho ritrovato un po' di Masaniello, poi dopo il titolo, no? Proprio questa capacità di trascinare, di orientare, di governare, ok? Naturalmente i libri nascono anche da questo punto di vista, perché in ogni libro c'è naturalmente anche l'esperienza proprio di vita degli autori. Vedete, allora, le officine editoriali d'Anacleto, quando, Gianni mi ha proposto il suo testo, credo di aver impiegato meno di 5 minuti per convincermi che si pubblicava. L'ho preso quasi a scatola chiusa, perché conoscendo Gianni, insomma, da tantissimo tempo, era una garanzia. E ritengo, anche se questa è la prima presentazione, poi il giudizio naturalmente ce lo daranno i lettori nel tempo, no? Nel prossimo futuro,
ho impiegato davvero poco a decidere di pubblicarlo, adesso comincerà la promozione, questa è la prima presentazione, quindi metteremo le gambe a questo testo, lo faremo conoscere e cercheremo naturalmente di distribuirlo il più possibile. Operiamo però in un contesto che è da un certo punto di vista ostile. Ostile perché, vedete, ci sono dei dati che è vero che sono sconfortanti, ma noi dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi li possiamo girare un po' anche a nostro favore. In Calabria, in Sicilia, nel 2021 solo il 20% delle persone hanno acquistato un libro. Poi vabbè, mettiamo da parte che l'acquisto del libro, la lettura del libro, c'è un altro passaggio, però non approfondiamo per non tediarvi molto. Però il dato purtroppo è questo, al netto naturalmente delle attività curriculari. Le attività curriculari significa che io devo acquistare un libro perché mi devo aggiornare per la mia professione, quindi al netto di chi è costretto ad acquistare un libro per aggiornare la propria professione, solo il 20% ha acquistato un libro in Calabria e Sicilia nel 2021. Il dato naturalmente non è confortante, e diciamo troviamo il dato esattamente opposto nella provincia autonoma di Bolzano, dove nella provincia autonoma di Bolzano, al netto dell'attività curriculare, l'80% delle persone nel 2021 hanno acquistato un libro. Adesso qui noi dobbiamo fare un parallelismo, perché noi questa cosa in fondo lo sappiamo, il sud è la nostra Calabria, può essere salvata solo ed esclusivamente dalla cultura e non da altro. Ne abbiamo le prove, perché facciamo un po' una sovrapposizione fra il dato della lettura e lo sviluppo, l'evoluzione, lo sviluppo sociale ed economico. In Calabria abbiamo nel 2021 solo il 20% che acquistano un libro, nella provincia autonoma di Bolzano l'80%. È una sovrapposizione perfetta sia in termini di evoluzione sociale sia in termini di evoluzione culturale. Io sono lietissimo di apprendere da Giacomo Vidal, sindaco, il fatto che qui a Fuscaldo ci sia un'effervescenza culturale. Questo è fondamentale perché vedete, fra i 400 comuni calabresi ce ne sono tanti dove sono anni che non si presenta un libro. Però dobbiamo cercare di capire anche qual è il valore del libro e qual è il valore della lettura, qual è il valore della cultura. E resto sempre nel nostro ambito. Se cito Papa Sidero, sicuramente a qualcuno di voi dirà qualcosa. A Papa Sidero, quindi nella nostra regione, dove c'è il sito archeologico dove sono stati ritrovati i famosi graffiti, su quelle pietre circa 15.000 anni fa, parliamo non di 15 secoli, parliamo di 15 millenni, sono stati scritti sulla pietra i primi libri. E vedete, nella scrittura, nella lettura, risiede esattamente ciò che può essere riconosciuta l'alterità umana, cioè la differenza che c'è nella sua evoluzione storica e che fa la differenza fra la specie umana che abita questo pianeta rispetto a tutte le altre specie. La differenza qual è? La cultura? Attenzione, la cultura è un prodotto di una caratteristica umana unica nel suo genere, fino adesso conosciuta. Avevo letto qualcosa di interessante tempo fa, no? Dove l'alterità umana, cioè la differenza che c'è tra la specie umana, che dopo si è evoluta fino a diventare dominante su questo pianeta, e quando dico questo lo dico naturalmente sia nel bene che nel male, per carità, era stata diciamo incuriosiva questa cosa che avevo letto, e che diceva che questa alterità risiedeva nel culto dei morti, cioè la specie umana è l'unica specie che ha il culto dei morti e che li seppellisce o comunque li ricorda in qualche modo e comunque ne ha cura delle persone che vengono perse
e che non sono più in vita. Ci ho riflettuto e la direzione era sbagliata, perché il culto dei morti, il ricordo delle persone che sono andate via e tutto il resto è il prodotto della cultura. Ma dietro che cosa c'è? Perché si è prodotta la cultura? Si è prodotta la cultura grazie semplicemente ad una caratteristica umana, unica, che è quella di saper raccontare storie, di saper addirittura inventare storie. E questa cosa, vedete, è bidirezionale, perché ci sono una minoranza di persone che le storie le scrivono, vere o inventate che siano, nei romanzi per esempio. E la bidirezionalità sta poi dopo nel fatto che ci sono, per fortuna, una platea più grande che trae il piacere di leggere queste storie. Ma che cosa avviene quando poi dopo noi leggiamo un libro? C'è un libro che trasmette sempre un messaggio, un insegnamento, una morale, ti forma. È questa capacità umana che ha creato poi dopo la cultura, che ha creato a sua volta tutto il resto. E guardate bene, non si esprime soltanto nei libri. Noi possiamo ricondurre, almeno qui in Calabria, il primo libro scritto, come vi dicevo prima, nei graffiti di circa 15.000 anni fa a Papasidero, perché quella raffigurazione incisa nella pietra è un libro, è un libro, è una storia che è stata raccontata. In quel momento l'unica cosa che poteva fare l'autore o l'autrice poteva incidere nella pietra. E poi ci sono tutte le altre forme di cultura che anche esse stesse sono semplicemente delle storie che si esprimono nei modi più disparati: la scultura, la pittura, il cinema e tutte le altre forme artistiche. Allora vedete, quello che è qui anche un po' il senso della casa editrice dell'Officina Editoriale d'Acleto, che è una casa editrice piccola, micro, ma giovane, è nata appena nel 2019. Buona fortuna, lo so. Tu fai il vabbè, era un po' un pallino mio di quando avevo 19 anni, però mancanza di mezzi, mancanza di esperienza, e non è decollato. E ci è voluto l'anno domini 2019 per rifare la casa editrice. Poi la fortuna ha voluto, e tu la fai a novembre, a marzo è arrivata, diciamo, la pandemia. Ma nonostante tutto siamo riusciti a pubblicare più di 20 libri, e ne abbiamo 20 da pubblicare, che quindi continueremo a fare il nostro lavoro. Dove? Sui territori e nelle regioni dove ce n'è più di bisogno. Ecco, avvertivo proprio l'esigenza di dire questo, perché ogni volta dove ci sono persone che incontro quando presentiamo i nostri libri, gli sforzi che facciamo con le nostre autrici, i nostri autori, non sono altro che dei piccoli mattoncini in più che noi accumuliamo e che consegniamo a quello che è il patrimonio culturale. E quindi in questi posti, in queste regioni dove ce n'è più bisogno, proprio per far evolvere il tessuto sociale, per far evolvere anche il tessuto economico, è esattamente qui che dobbiamo cercare di moltiplicare gli sforzi. E vi dico anche l'ultima cosa: come casa editrice nel 2023 stiamo lavorando ad un progetto per cercare di favorire ancora di più la lettura, no? E la lettura noi la vogliamo favorire nel corso del 2023, offrendo, oltre al libro scritto, già noi offriamo anche la versione digitale, in modo che ogni persona abbia anche la libertà di utilizzare un telefonino forse un po' troppo piccolo, però un tablet, un computer, no? Per poter leggere quello stesso testo. È una forma, diciamo, un po' più recente, non dico nuova, ma un po' più recente anche di leggere, di usufruire. Però manca un tassello. Io ho intenzione di fare la versione audiolibro di ogni testo che pubblichiamo, per fare in modo che il libro possa essere anche ascoltato, e questo io penso che possa favorire la lettura, perché chi non è abituato a leggere, io mi rendo conto che all'inizio fa un po' fatica. Ascoltare invece è molto meno faticoso, e se ci riflettiamo bene ha lo stesso identico effetto, perché
ascoltare un file digitale dove tu facevi, ma io sul libro poi mi vado a rivedere i passaggi, vabbè, fare digitale lo puoi riportare indietro. Anzi, si possono utilizzare anche per quelle persone che sono particolarmente impegnate a ascoltare un libro, che è la stessa identica esperienza che leggere, però in una forma un po' diversa, utilizzando anche alcuni tempi morti, diciamolo, quando magari ci si sposta su un mezzo pubblico, oppure quando, voglio dire, si fanno, che ne so, i mestieri di casa, oppure quando si fanno attività ripetitive, questo ottimizzano anche i tempi. Ecco, questo è il nostro contributo come casa editrice che noi diamo. Ultimissima cosa che volevo dire, io sono particolarmente, mi sono preparato una scaletta, ecco perché il mio intervento è un po', voglio dire, non segue quello che è un filologico, non un filologico, un filo, diciamo, predefinito. Sono molto contento anche di essere qui, perché è vero che da alcuni anni non abito più a Fuscaldo, però sono qui le mie origini, vedo tante persone che mi ricordano incontri, strette di mano, attività politiche, attività associative, anche se non vivo tutti i giorni quotidianamente a Fuscaldo, ma ogni settimana in ogni caso sono a Fuscaldo, rivendico comunque quelle che sono le mie origini fuscaldesi, che porto, voglio dire, ovunque con assoluto orgoglio. Io vi ringrazio molto per avermi ascoltato e adesso vi lascio al dialogo fra Riccardo e il nostro autore. Vi dico anche chi avrà il piacere, molti di voi l'hanno già fatto, io poi dopo alla fine mi piazzerò lì vicino al banchetto dei libri, quindi se volete portare questo bellissimo romanzo storico a casa trascorrerete delle ore sicuramente liete, perché è scorrevolissimo. Abbiamo fatto anche dei test di lettura, perché lo abbiamo dato già in anteprima ed è stato molto apprezzato, e quindi sono sicuro che sarà una, per voi, per tutti voi, una piacevole lettura. Vi ringrazio. Io sono Marco Marchese, ma finalmente arriviamo all'autore, giustamente, anche perché io il libro l'ho letto e quando ho sempre letto, insomma, i libri anche da bambino, io immaginavo, come un po' diceva la professoressa, io mi devo immergere nel libro e immaginarlo come una storia, anzi io mi auguro che magari questo libro, la trilogia, possa diventare un giorno anche una trasposizione cinematografica, perché no, ambientata anche nei nostri luoghi, questo io me lo auguro. Di certo mi ha fatto sognare molto, io il personaggio di Masaniello lo conoscevo già, tra l'altro poi sono andato, quando io leggo un libro ho fatto delle ricerche a mia volta, perché mi piace approfondire, e non sapevo che Masaniello lo definiva addirittura il Che Guevara del Sud, per la sua, diciamo, proverbialità nell'avvicinare proprio le persone, perché era un pescivendolo, però aveva una dialettica che comunque avvicinava molto. E ho segnato proprio dei passaggi del libro che sono molto poetici, perché devo dire anche questo, io non ho trovato soltanto avventura, passione, voglia di cambiamento dal basso, e anche alle volte delle ribellioni, perché la cosa bella è che noi ci lamentiamo delle tasse adesso, quando in realtà le tasse esistevano già prima ed erano anche molto più come dire, pesanti per una popolazione che non aveva praticamente nulla. Io ho segnato dei passaggi. La domanda classica sarebbe: come è nato questo libro? Perché penso che a Gianni la faranno tutti, come è venuto in testa di scrivere La Conchiglia d'Argento, che poi fa parte di una trilogia, e perché ambientare La Conchiglia d'Argento in quel determinato periodo, ovvero nel 1647? Questa è la prima domanda, però poi dopo voglio approfondirla con degli stralci proprio del libro, che secondo me sono poetici e hanno anche la possibilità di farci ragionare, riflettere su quello che sono i messaggi, che alle volte non si colpiscono subito, perché un libro secondo me va riletto almeno un paio di volte per capirli. Quindi io chiedo come sia nato, come è nato, insomma, questo libro, e perché è ambientato proprio nel 1647, il 7 luglio. Tanto, consentimi di... Si sente? Sì. Oh, è una questione di voce. Allora, consentimi di ringraziare innanzitutto il sindaco con il quale ho recuperato non solo un antico
rapporto di famiglia, ma un affetto distruttivo che nasce da lontano. Adesso, perché la vita è strana, restituisce quello che toglie, viene di prendere una riunione della via Tavernetta, di cui con 10 anni di anticipo avevo di un certo senso consegnato da lui di testimone del mio impegno politico, il tempo di Galantuomo. Ti devo dire che stai giorno per giorno guadagnando sul campo ciò che prima ti era stato affidato da scatola chiusa. Adesso la scatola si apre ed è come una conchiglia che tiene anche una piccola grande perla cittadina. Certo, onestamente penso che abbiamo sbagliato serata, periodo natalizio, la pigrizia delle cose belle di famiglia, tanti impegni, ma c'è un dato che, come dire, annulla questa mia piccola delusione. Alcune presenze tale tante gradite. Dio c'è stasera presente una persona che mi riporta indietro nel tempo, dall'epoca della mia giovinezza e del mio impegno politico. Senti figlio dell'avvocato Nicola Circio, che ha segnato una tappa importante nella storia del nostro paese, quando la politica era pulita, elegante, aristocratica nel modo e nel pensiero. Una serata bella per questa ed altre presenze, anche di chi non ama partecipare a questi incontri e che qui per fatto di amicizia antica. Ringrazio Angela De Carlo che ha confermato l'intuizione che ho avuto di me prendere. Una donna di grande sensibilità artistica e umana, e stasera ha dato una lettura che guida per un percorso che la trama propone, sicché la conchiglia può essere la chiave del mistero della vita di ognuno di noi, di tutti i giorni. Ringrazio Marco Marchese, editore coraggioso e generoso, l'ho conosciuto quando giovane, entusiasta, un po' visionario come Masaniello, si attardava sulle battaglie dei grandi diritti civili. Grazie a lui ho conosciuto Marco Mabella. E vi colpì
sentiva questo ragazzo che veniva da Scancelli, di Scancelli parlava di divorzio, di aborto, di diritto alla morte, di diritto alla vita, parlava del diritto delle donne dalla gestione di se stessi. Un ragazzo che da Scancelli significava non solo coraggio, quanto provocazione, provocazione culturale. Io non sono rabbinico, non avergli potuto dare la croce perché l'avevo già impegnata con Prometino, ma abbiamo di mente un progetto. Marco non è un editore che specula, non è un editore che massacra gli scrittori, è un editore che si è assunto l'onere completo, finanziario e organizzativo della gestione. Te lo ha fatto perché ha creduto prima di me e poi per me. Speriamo di averne successo, io per la soddisfazione e tu almeno perché così la casa editrice può continuare ad essere sostegno agli scrittori calabresi. Grazie. Di quel grande movimento culturale
del rivoluzionario che fa l'immigrazione calabrese. Quindi, buscando protagonista del periodo internazionale della riforma, della controriforma che partecipa al processo filosofico ideologico della Chiesa, buscando che risponde come primo dalla richiesta del re di Spagna di inviare aiuti, il sostegno del vice Treame e che si schiera con la Repubblica Partenopea, al guido di Viva Masariello, ed esplode Cosenza, esplode Paola Cetraro, la fascia tirrenica, San Vincenzo, la costa, buscando dal guido di Viva Masariello. Una rivolta soffocata nel sangue dal Capobianco, dal marchese Giambattista Spinelli, ma che anticipava i bambini di fede di un popolo che si ribellava di fronte al mal costume dell'anemia, scando un paese libero che ha racconto di questa conchiglia del mistero che poi di romanzo diceva bene d'Angela, la storia del vero sibiglianza. Qua c'è la risposta a dei misteri storici, la pazzia di Masariello, il sogno di un pescivendolo idealista ingenuo che ha guidato dai Lazzari, la difesa di un ideale, e c'è dunque 200 costandesi che battono per schierarsi contro la Repubblica e invece si schierano con i Lazzari da difendere un momento di libertà. Voleva un problema di ricordarlo anche per una nostra questione di fierezza. Adesso mi sono concentrato ancora di più nel libro, perché dicevo, quando l'ho letto, io lo faccio spesso, sottolineo, comunque segno delle cose che mi ispirano tanto e poi mi danno la possibilità di approfondire. E io ho voluto, visto che si parla di fine e inizio, alle volte anche la parola vigilia, la vigilia, mi dà l'idea di... la vigilia. La vigilia. Sì, la parola vigilia, che comunque è il titolo di un capitolo, la vigilia, dà comunque l'idea della fine e di un inizio di qualcosa. E io ho estrapolato questa parte, ve la voglio leggere proprio, perché comunque vorrei che poi Gianni ci desse il suo contributo. Nelle acque chiare l'immagine del tempio di Apollo rievocava presenze antiche, spiriti sovrani, il mistero della Sibilla, e sembrava di rivedere ancora le carene delle navi di Enea, sorte al richiamo del mare e attratte dal crinale di sogno che su per le pendici del Monticello portava al cielo. Io lo immagino, io immaginavo proprio questa scena, è una scena effettivamente epica, dove riesci a immaginare che questo libro ti comunica qualcosa di più della storia nella storia. Quindi queste frasi, questa poesia, com'è nata la descrizione? Nasce dalla necessità di dimostrare che nella vita tutto è possibile. Io parlavo di miseno,
contro Poseidon di Bazzariello contro il re di Spagna, cioè dare ad ognuno la forza della fiducia di credere di un sogno. Poi il resto va bene per ispirazioni naturali, io forse sono un po' restrittivo, però mi piace dare una lettura romantica a tutti gli episodi delle persone, per cui Bazzariello è stato anche vendicativo, spregiudicato, ma io lo vedo come un visionario sincero e affascinante. Colgo e mi piace cogliere gli aspetti romantici di tutte le situazioni. E mi sono accorto anche di un'altra cosa, la professoressa prima parlava di pace. Io invece ho pensato, leggendo invece quest'altra parte, alla guerra e anche ai migranti, alle madri che partoriscono in mare e salvano i propri figli e che fanno di tutto per cercare di salvare le proprie vite della propria famiglia. Infatti c'è un capitolo che si chiama La congiura e c'è una frase, una parte molto bella. La madre aveva la saggezza serena delle popolane dei bassi che si arrangiava per i vicoli dei quartieri poveri, ma che riusciva ad amare la vita e trasmettere fiducia ad una famiglia alle prese con la fame. Questo mi ha fatto pensare e mi fa pensare tuttora che la speranza famosa che aveva, non, io non la chiamo illusione perché ognuno di noi è un illuso quando pensa in un mondo migliore, ci prova, che il simbolo della madre, il simbolo delle persone povere, il simbolo delle persone che comunque lottano quotidianamente contro le ingiustizie, sono i veri vincitori di un romanzo, un racconto che fa vedere proprio gli sconfitti come in realtà i veri vincitori. A me questo è sembrato, la madre, soprattutto l'idea della madre e soprattutto l'idea di una persona che cerca di salvare quello che è la propria famiglia, e mi fa pensare alla guerra, mi fa pensare a chi fugge dalla guerra, mi fa pensare ai migranti, mi fa pensare che ancora oggi purtroppo la storia si ripete. C'è il senso della famiglia di tutta la trama, c'è la famiglia quando il giorno del matrimonio di Bazzariello, c'è la famiglia dal battesimo, c'è la famiglia, io non posso anticipare, le faccio perché voglio che sia la lettura, la famiglia Toraldo è l'esempio della famiglia, anche l'amore che io ho inserito, e un po' la novità, perché nei miei romanzi l'amore è distintivo, improvviso, non costruito, perché si tratta di un periodo di muri, di matrimoni che erano combinati, non c'era l'occasione di corteggiare una ragazza, di conoscerla, di amarla, e allora l'amore deve essere improvviso. E questa visione dell'amore è un po' anche di segnale della famiglia che si trova alla fine. Ma c'è una legge. Non dobbiamo anticipare nulla, allora, se no non se lo offre. L'editore poi potrebbe anche dire qualcosa. Noi dobbiamo lasciare la suspense. È talmente affascinante che non posso non leggerlo e non comprarlo. Ma poi è bellissimo. E mi associo ai picchi lirici, ci sono delle. Ci sono delle pagine effettivamente liriche, è sicuramente una trama storica con un genere incalzante, ma ci sono
delle riflessioni relativamente al senso della madre, della libertà, della scelta, della consapevolezza di voler comunque avere un riscatto nell'azione che si andrà a compiere, che hanno dei picchini, cioè il grande senso di appartenenza all'identità tuscaldese. Secondo me questa pagina 148, che è la chiave di volta, è centrale, è quella proprio forte, è quella forte. Pensate solo ad una cosa per dire questo paese. Appena 200 sbandati, delinquenti comuni, accendieri, vagabondi, servi della glebra. Piagma derivata da combattere la Repubblica Partenopea e durante il percorso nelle notti di questo percorso, questi 200 diventano un esercito, diventano una comunità, spostano l'attenzione, cambiano, gridano viva Masaniello, indossano i colori dell'Università di Scanto, si mettono, si pongono a fianco dei lazzari sui bastioni e sui boli di Napoli per difendere il diritto dalla libertà. Questo è Scanto. Si parla di tante cose riguardo a questo libro, e c'è sempre un capitolo che mi ha attirato molto, che è l'attesa, dove c'è una descrizione bellissima, una descrizione che mi fa immaginare di essere avanti, sentire addirittura il profumo, che dice così: l'anticipo lo comprano lo stesso, secondo me, in questa maniera. E poi le rose, tante, alte, rosse, alcune appena sbocciate, alte di colore blu, e tutte a dichiarare l'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni. Ed in fondo, lungo il perimetro del prato, un'infinita varietà di gigli dai colori diversi, bianchi, gialli, arancioni. Tutto in quel giardino era simbolo e colore. I fiori parlavano di purezza e semplicità, ma esprimevano anche fierezza e orgoglio. Le suore volevano affidare al mondo un messaggio attraverso la coltivazione delle piante, che erano anche un inno all'amore e alla vita. E Francesca si presentava come un angelo sceso dal cielo per raccogliere questo invito. È un'idea, è un'immagine così poetica e così romantica, che in certi momenti mi ricorda addirittura la Divina Commedia. Adesso forse sto andando oltre, però mi ricorda e mi fa sentire il profumo e l'immagine di queste persone che comunque, malgrado tutto, continuano ad andare avanti e coltivano la vita nella semplicità di un gesto, e vogliono che la vita continui. Io mi convenzo pura debolezza. La protagonista femminile porta nome di mia nipote, io quando l'ho descritta Io adesso voglio continuare, perché effettivamente, ripeto, nel libro ci sono tanti passaggi e davvero unici. Ma c'è una domanda che mi sono posto proprio leggendo il libro e pensando anche alla personalità di Masaniello. Esiste oggi qualcuno così folle da caricarsi sulle spalle anche il peso di fare qualcosa di utopistico? Perché lui comunque credeva e credeva tantissimo
in quello che faceva, indipendentemente dalle persone che erano a fianco, riusciva però a parlare. C'è qualcuno oggi che secondo Gianni De Seta riesce a parlare così al pubblico, o che comunque dovrebbe parlare così al pubblico? Questo è il messaggio che io vorrei lanciare. Fammi il sindaco. Deve raccogliere un sogno, ogni sindaco deve dare speranza, ogni sindaco deve cogliere la conchiglia dell'amore del proprio paese. Professore, si dice anche le dirigenze scolastiche. Io a questo punto mi fermerei anche qua, a meno che non c'è qualche domanda dal pubblico, perché ovviamente c'è chi ha acquistato il libro prima della presentazione, o comunque vuole fare qualche domanda anche diretta a Gianni, perché lo conosce sicuramente da più tempo e magari vuole qualche curiosità o qualche anticipazione anche del terzo libro, chi lo sa, del terzo libro della trilogia, che magari vuole uscire, magari ci... Storia di due cugini calabresi nel 1800 nazionale. Quindi si parte dalle vendite carborale di Buscaldo, che ha avuto una presenza rivoluzionaria che nessuno conosce, dopo chi conosce, e poi ripercorre attraverso questi due cugini, uno che hanno tutti i nomi dei miei nipoti. Uno, Corsaro di Fuento, amico dei fratelli Bandiera, partecipa da con Garibaldi, ma c'è un intreccio particolare che addirittura ci porta in India, e dall'India alla massoneria inglese. E quella storia progetta fatti veri, verosimili. Infatti a cui mi piace pensare che sia di buona. Dai, innanzitutto bisogna acquistare questo però adesso, perché se non acquistiamo questo poi comunque ci rimarrà il dubbio di cosa succederà dopo. Però già. Va bene, ok, adesso passo il microfono a Marco che scenderà in mezzo alla platea. Allora, io voglio stimolare qualche vostra domanda e quindi mi presto a fare da, come si dice, da valletto, e vorrei un po' di interazione con il pubblico, perché una delle cose, diciamo, più piacevoli ed essenziali per un autore. Quindi non so chi vuole intervenire, porre una domanda, c'è... Marco, guarda, in sì? fondo c'è qualcuno che vuole intervenire, ecco. Però per ragioni, Marco, ti posso dire, sì. Così, per ragioni di videocamera, ovviamente lo dobbiamo per avvicinare. Giusto, si può avvicinare, grazie. Per favore? Perché noi abbiamo la telecamera di Liberi TV che in fondo di là che sta registrando. E c'è la diretta in questo momento qui davanti a noi che va sempre su Liberi TV, quindi facciamo salire la signorina. Prego. Grazie, mi dite voi come mi devo mettere? Ma quella parte, è perfetto, va benissimo. Va bene. Allora, innanzitutto tanta fortuna letteraria allo scrittore, e poi mi ha fatto piacere anche ascoltare la tua storia, perché io non ti conoscevo, pur essendo di Fuscaldo. Mi è piaciuto ascoltare anche la tua storia di passione politica, perché la politica è anche una delle mie passioni. E quindi anche questo è stato un piacere questa sera, conoscere Marco. Marco che ha investito in questa sua altra passione, anche a lui rivolgiamo tutti i nostri migliori auguri, perché
tu sei l'immagine di quella Calabria che resta, di quella Calabria che investe. Ci dispiace ascoltare delle statistiche a cui tu hai riferito, però è vero che in altri luoghi il libro va è anche il libro che va dalla, come dire, dal lettore. Qui abbiamo, come dire, pochi luoghi in cui una persona può anche trascorrere dei pomeriggi, no? A decidere di acquistare un libro, a leggerli. Diciamo che in posti come Bolzano penso che ci siano molte più opportunità. Mi auguro che queste crescano. D'altronde non so quali sono i parametri, perché noi siamo una regione, è vero che vive in determinate condizioni, ma pur sempre una regione di soli 2 milioni di abitanti. Bolzano credo che sia una, come dire, una provincia super popolata. Ecco. Poi approfitto della presenza della dottoressa De Carlo per dire e fare la riflessione ulteriore che anche le scuole devono farsi, io sono certo che la sua lo è, ma le scuole devono farsi sempre più tramite della trasmissione della passione della lettura e della scrittura. Questo credo che stia un po' venendo meno. E poi anche il prossimo argomento, che è l'immigrazione, ha purtroppo prodotto tanti risultati negativi anche sul piano della cultura, perché una volta emigrava un certo ceto, oggi emigrano tutti. Allora, che cosa voglio dire? Innanzitutto a me interessa lo scrittore in questo momento, non è la prima fatica letteraria, dice il sindaco, non è il primo divertissement, insomma, è da anni che Gianni De Seta si cimenta nell'arte letteraria e nella scrittura. Allora, oggi, rispetto alle prime opere, in che cosa è cresciuto lo scrittore Gianni De Seta? Le fatiche sono sempre diverse, questo libro è stato un'ulteriore fatica rispetto alle altre, no? Ma in che cosa si sente cresciuto oggi rispetto alle precedenti opere lo scrittore? E poi, siccome io sono una donna, non è che vogliamo spoilerare il libro, no? Però mi interessa sapere, abbiamo sentito parlare del personaggio di Francesca, allora l'impronta femminile di questa rivoluzione la vorrei conoscere un poco, senza anticipare troppo. Che cosa c'è di femminile in questa rivoluzione raccontata? Quindi Gianni De Seta, l'uomo, e poi come dire, l'aspetto, il contributo della donna in questa storia. Sì, allora io raccoglierei un altro paio di domande, se ci sono, così poi dopo facciamo una discussione. Quindi c'è qualche altro che si vuole avvicinare al microfono per Francesco Samà? No. Vedevo Antonio Cupo. Allora, restiamo con queste due domande e restituisco il microfono a Gianni, al quale veniva chiesto allora, la crescita dello scrittore Gianni De Seta e poi l'impronta femminile nel contesto della rivoluzione. Allora, una maggiore comprensione rispetto alla fragilità umana, una tolleranza, una vivei con un pizzico di vanità, d'una saggezza che mi ha consentito di cogliere, di capire, di entrare senza più i vincoli di
niente, una visione della vita, sai? Però beh, quando penso degli anni, agli amici che non ci sono più, alcuni tuo padre, alcuni fotografia di oggi sul comodino della mia stanza da letto, che ha vissuto con me una vita, allora io capisco che la vita è troppo bella per essere, come dire, violentata da ordini, da rancori, di quando anche si ha la fortuna di scrivere, si dimostra una tolleranza, alcuni la definiscono saggezza, altri debolezza, diciamo la mia facilità umana. Madonna, i romanzi del protagonista, e non solo con Francesca, ma con la contessina di Testamente, anche con la moglie di Masaniello, anche con Antonia, la mamma di Masaniello, la donna di motore attraverso cui la storia trova il suo schema, quindi non la figura dell'occa sull'iva, ma a volte come dello stile nuovo d'angelo che ti congiunge da Dio, altre volte come momento di passione, tutti i sentimenti umani attraverso la rosa. Che troverai. E poi scusate, anche questo di donna, il protagonista del libro, io vorrei dire che il libro è dedicato, se è vero che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, il libro è dedicato ad Antonella, a cui rivolgo il mio ultimo canto, con il cuore colpo d'amore, quindi per forza la voglio, quindi una grande donna, come lui, no? Quindi, è presente nel libro, dall'inizio a poi, diciamo. A questo punto io vorrei ringraziare nuovamente il comune di Cuscaldo nella persona del sindaco, la dottoressa De Carlo, vabbè, ovviamente Marco Marchese delle officine, poi e ovviamente il nostro Gianni che ci racconta ogni volta qualcosa di nuovo con una prospettiva diversa e ci fa imparare quello che è l'amore per la storia e per la città in cui vive. E dobbiamo tramandarlo.